Ciao bambini, la scuola è ormai finita e così il nostro lavoro. Vi ricordate a Pasqua? Abbiamo fatto una campana che poi abbiamo suonato tutti insieme proprio la mattina di Pasqua per festeggiare Gesù che è ritornato vivo. Poi abbiamo costruito la casa della campana, il campanile. Poi, per continuare, abbiamo realizzato una grande casa degli amici di Gesù che è la chiesa, con il Papa, che è il prete di tutti e porta in tutto il mondo il messaggio di pace ed amore, proprio come voleva Gesù. Voi siete stati bravissimi con la vostra fantasia e la vostra creatività, avete fatto dei lavori, anzi dei capolavori, che ora potrete vedere in questo video. Mattone su mattone viene su una grande casa, che fatica che si fa, perché? Mattone su mattone viene su una grande casa, è il Signore che ci vuole abitar con te. Ho tante tante cose, tantissimo da fare, ho tutto il giorno pieno, ho anche da studiare, ma in fondo al cuore non ti scordare che mattone viene su una grande casa, che fatica che si fa, perché? Mattone viene su una grande casa, è il Signore che ci vuole abitar con te. Ma fermati un momento e provati a pensare che cosa c'è che importa di tutto questo fatto. Dirò un segreto, che è quel che fa per te. Mattone viene su una grande casa, che fatica che si fa, perché? Mattone viene su una grande casa, è il Signore che ci vuole abitar con te. Spalanca la tua porta e prova a guardar fuori e guarda tutti gli altri che stanno ad aspettare un poco del tuo tempo da fare a metà. Mattone viene su una grande casa, che fatica che si fa, perché? Mattone viene su una grande casa, è il Signore che ci vuole abitar con te. Metà dei miei mattoni io li regalo a te, per fare la tua casa, per far contento te. E intanto la mia casa vien su tutta da sé. Mattone viene su una grande casa, che fatica che si fa, perché? Mattone viene su una grande casa, è il Signore che ci vuole abitar con te. È bello appartenere a una famiglia, è stupendo, è una vera meraviglia. In famiglia posso crescere e imparare che l'amore certo è grande più del mare. In famiglia trovo affetto e protezione e mi sento più importante di un campione. Anche la chiesa è una famiglia, mi sa ascoltare e poi mi consiglia la via giusta, mi sa indicare, così sto sempre con la pace. Se stiamo tutti insieme, fratellini e sorelline per giocare, li rincorro in mezzo a un prato in riva al mare, nonne e nonne
nonni che mi prendono per mano. Chiacchieriamo camminando piano piano. Anche la chiesa è una famiglia, mi sa ascoltare e poi mi sconsiglia la via giusta, mi sa indicare, così so sempre cosa fare. Anche la chiesa è una famiglia, mi sa ascoltare e poi mi quando cado, che sa sempre dove sono e dove vado, e c'è la mamma che mi stringe tra le braccia, quando è triste e pensierosa la mia faccia, e papà e mamma e nonni, figli e figlie, sono belle ed accoglienti le famiglie. Anche la chiesa è una famiglia, mi sa ascoltare. Grazie bambini per il piacevole scambio di emozioni che in quest'anno diverso dagli altri abbiamo avuto. Anche se non eravamo vicini, abbiamo cercato di avvicinarvi al nostro amico Gesù. Sperando di avervi toccato il cuore, le maestre vi augurano un mondo di felicità e che ogni vostro sogno diventi realtà.